Nella sede di Confcommercio la premiazione del concorso di poesia è realizzata nell'ambito di un progetto didattico cui hanno collaborato le sedi di Pistoia e Montecatini del Centro Studi Benedetto Croce e gli studi medici Antea di Pieve Agnevole, progetto che ha dato modo ai ragazzi di confrontarsi in un percorso davvero multidisciplinare. Un percorso che ha compreso conferenze, lezioni di psicologia, nutrizionismo, legalità. Al termine di questo percorso pensavamo di dare un coronamento all'iniziativa con l'organizzazione di una gara di poesia per i nostri ragazzi. I ragazzi hanno interagito con professionisti legati al mondo della nutrizione, legati al mondo della psicologia, legati al mondo della legalità. Abbiamo fatto un vero e proprio excursus insieme a loro e insieme allo studentea e quindi ho visto crescere i miei ragazzi a tutti i livelli, per tutti gli indirizzi. È stato un progetto meraviglioso perché siamo andati al di là di quello che è la didattica e di quello che normalmente si deve insegnare nella scuola. Abbiamo toccato diverse tematiche, i ragazzi sono stati inclusivi e diciamo, hanno partecipato, si sono messi in gioco rispetto alle dinamiche che noi e agli argomenti che noi gli presentavamo. Io sono molto contenta di questo progetto, spero che non sia l'ultimo, ma sia il primo di una lunga serie di progetti dove si vede inglobare la persona a 360 gradi. Il progetto Salute e Benessere si è concluso in questa giornata con il concorso di poesia, il primo concorso di poesia. Speriamo essere l'inizio di un percorso, di un progetto molto più ampio che ha dato la possibilità a questi ragazzi di mettere a nudo le proprie emozioni e metterle nero su bianco. Benedetto Croce diceva che prima di 18 anni tutti scrivono poesie, dopo 18 anni le scrivono solo i poeti e i cretini, però prima dei 18 anni questo intenso legame si mantiene forte e la poesia diventa uno strumento espressivo quasi immediato per rappresentare stati d'animo, difficoltà, criticità, paure. I ragazzi l'hanno fatto e spero che in questa uscita fuori di sé attraverso la poesia abbiano avuto anche un'occasione di conoscere meglio se stessi e di affrontare meglio le sfide che hanno da affrontare, che sono tante.